ritrovati da Serena Russo al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari e Radio Bari. In apertura la cronaca giudiziaria, la Procura di Bari ha chiesto la condanna a 1 anno e 8 mesi per il presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, accusato di concorso in abuso d'ufficio per aver favorito la nomina di un professionista a primario di chirurgia toracica all'ospedale San Paolo. Chiesta la stessa condanna a 1 anno e 8 mesi per l'allora direttore generale della ASL di Bari, Lea Cosentino, coimputata con le stesse accuse. L'udienza si è svolta a porte chiuse davanti al GUP Susanna De Felice. Il giudice scioglierà in chiusura d'udienza la riserva sull'ammissione degli ulteriori atti depositati dall'accusa. Uno dei tre medici esclusi dal concorso primario ha chiesto una provvisionale di 50.000 euro come risarcimento danni sia a Vendola che a Lea Cosentino. E torniamo ad occuparci della tragedia della nave Costa Concordia affondata il 13 gennaio scorso alla riva dell'isola del Giglio. Tre dei membri dell'equipaggio hanno chiesto a due avvocati baresi l'incarico di citare la Costa Crociere al fine di ottenere il giusto risarcimento danni. Questa mattina la conferenza stampa a Bari. L'ha seguita per noi Cristina Ferrigni. Io mi trovavo in cabina a riposare sulla cuccetta. Verso le 9 e qualcosa ho sentito un bellissimo urto della nave. Là ho capito che era successo già qualcosa. Nel momento dell'impatto mi trovavo proprio sul punto dove in questo momento si trova lo scoglio. In un primo momento non avevo capito quello che veramente stesse succedendo. È la testimonianza diretta di Carmelo Onorini e Raffaele Monteleone, rispettivamente maître e tecnico di macchina, sopravvissuti alla tragedia della Costa Concordia del 13 gennaio scorso sull'isola del Giglio. Loro due, insieme con lo chef Colombo, hanno svelato in una conferenza stampa i retroscena e i segreti di quegli interminabili minuti prima dell'affondamento, dettagli che aprono un nuovo scenario processuale nelle indagini in corso nella Procura di Grosseto. I tre membri ai quali la Costa Concordia aveva proposto un risarcimento danni per 10.000 euro hanno affidato agli avvocati baresi Davide Romano e Claudio D'Amato l'incarico di citare la Costa Crociere per chiedere un risarcimento del danno per oltre 3 milioni di euro complessivi. Ritengo che sia necessario che ognuno espleti i propri diritti e quindi che la Costa Concordia non possa liquidare con 10.000 euro un danno che si potrebbe aggirare intorno al milione di euro. Questo per queste ragioni agiranno in giudizio, ma agiranno anche perché vogliono verificare ed essere presenti nel processo penale di Grosseto per accertare tutte le verità e tutte le concause dell'incidente. Un incidente della navigazione avviene almeno per tre cause, oltre a quella umana anche per un fattore ambientale e sistemico. Bisogna verificare che tipo di ulteriore fattore di concausa ha realizzato quell'evento, perché l'errore umano si può ripetere, l'errore invece di sistema e ambientale va eliminato perché l'errore umano possa non creare morti e vittime. A cosa farà appello? C'è probabilmente da verificare se la strumentazione di bordo e la strumentazione della Capitaneria di Livorno abbiano funzionato esattamente in un perimetro che ha già avuto altri incidenti probabilmente similari di sistema. Va verificato anche se nel momento in cui bisogna istruire delle persone all'interno di quelle navi o assumere delle persone all'interno di quelle navi, lo si debba fare facendo una verifica delle ore di esperienza, delle ore di navigazione oppure solo ed esclusivamente da un punto di vista curriculare. Ennesima rapina a Bari ai danni di un istituto di credito, questa volta nel mirino della criminalità, l'agenzia della Banca Popolare di Puglia e Basilicata in via Crispi. Un uomo con il volto coperto da sciarpa e cappellino, armato di un cacciavite, ha fatto irruzione nella banca e si è fatto consegnare da un impiegato il denaro contenuto in cassa, circa 8.000 euro. Poi è fuggito con l'aiuto di un complice. Sull'episodio indaga la polizia. Torniamo a parlare del mercato di Santa Scolastica. Fogne otturate e odori sgradevoli che hanno costretto nella giornata di ieri ben 5 commercianti a rimanere chiusi. Questa mattina il sopralluogo dei tecnici comunali e l'appello dei venditori: aiutateci, non possiamo andare avanti così, vediamo. Il problema è diventato decisamente troppo serio ed è necessario correre immediatamente ai ripari. Stiamo parlando del sistema fognario del nuovo mercato di Santa Scolastica, che da circa 48 ore non fa altro che sversare liquami dalle grate perché completamente otturato. Ovvia conseguenza, oltre al dover camminare dentro sgradevoli pozzanghere, l'odore nauseabondo che ha costretto ben 5 esercizi commerciali a rimanere chiusi per tutta la giornata di ieri. I commercianti sono stanchi di questa situazione, di cui l'otturazione della fogna è solo la punta dell'iceberg.
dell'iceberg. Questa mattina il sopralluogo dei tecnici comunali, di cui si attende il parere. Già allertati sulla questione il direttore generale del comune Vito Leccese, il vice sindaco Alfonso Pisicchio e l'assessore all'ambiente Maria Maugeri, cui i venditori hanno chiesto di organizzare al più presto un incontro cui siano presenti anche l'assessore al commercio Franco Albore e i lavori pubblici Marco Lacarra. Qua la pozza della fogna non ci può stare. La gente si ferma per comprare il pesce e se ne va perché la pozza è fuori, esce dalla fogna l'acqua sporca, stagnante. Qua non si può operare in questo modo. Nel funzionamento del mercato manca proprio la manutenzione della fogna. Chiaramente il settore che sta avendo più problemi è il settore ittico. Da una rete fognante un po' strozzata, da una manutenzione che non la riescono a fare completamente al 100%. Ci devono catturare il nostro commercio, anche perché noi paghiamo mensili 350 euro il mensile. Cioè, per essere un mercato a norma e per essere che vendiamo prodotti alimentari e cosa, con questa puzza non si può andare avanti. Non si può stare in queste condizioni, le cose da mangiare. Il bagno è otturatissimo, quell'acqua che sta al centro è tutta acqua della fogna, è centrale, arriva qua, si blocca tutto, è tutto bloccato, non si può andare avanti così. A rischio il futuro di 160 edicole baresi. Le nuove disposizioni del regolamento sull'occupazione del suolo pubblico presenta limitazioni di non poco conto e da Palazzo di Città i consiglieri comunali cercano di correre ai ripari. Vediamo. Solo 15 metri quadri è la quantità massima utilizzabile da edicole e chioschi di fiori indicati nell'allegato E del nuovo regolamento per l'occupazione del suolo pubblico. E ancora, queste particolari categorie di esercizi commerciali potranno sorgere esclusivamente all'interno di aree parcheggio o giardini. Limitazioni davvero troppo restrittive che potrebbero mettere in serio pericolo il futuro delle circa 160 edicole presenti sul territorio barese. Succede solo a Bari. In città come Roma o Milano, infatti, la limitazione parla di 25 metri quadri, fino ad arrivare ai 40 della Sardegna. Tremano i giornalai baresi, le cui rivendite sono per la maggior parte collocate su marciapiedi di grandezza decisamente superiore. Ma il vero problema non è qui. Le nuove disposizioni, infatti, non avendo efficacia retroattiva, non dovrebbero colpire gli esercizi già avviati e con le licenze in regola. Ma il futuro? Cosa succederebbe a chi un domani dovesse decidere di vendere le proprie attività o semplicemente passarle nelle mani dei propri figli? Il punto è nebuloso. Pare infatti che per ogni passaggio di questo genere si dovrà richiedere una nuova concessione, mettendo i nuovi concessionari nelle condizioni di doversi adeguare alle nuove disposizioni. La cosa gravissima è che con questa modifica del regolamento che noi dobbiamo andare ad apportare, impediremmo la perdita di qualsiasi valore dell'avviamento delle edicole già esistenti. Cioè, quello è un caso in cui verrebbe rinnovata, data una nuova concessione, e questa concessione non sarebbe più rilasciabile. Marco Emiliano, consigliere comunale, aveva tempo fa presentato un ordine del giorno sulla questione, firmato poi da tutte le forze politiche per far sì che il problema venisse affrontato, e questa mattina era presente in commissione regolamento, dove è stato ascoltato il segretario generale Sinagi CGL, seriamente preoccupato per il futuro di tutti gli appartenenti alla categoria e delle loro famiglie. C'è una rivendita che è stata autorizzata a gennaio al Rione Apige per 32 metri quadri. Qualcuno non aveva letto il regolamento, a questa rivendita dopo alcuni mesi è stata revocata la concessione. Tornano a volare sui cieli di Bari i colombi rilasciati stamani sul lungomare dopo un lungo periodo di cure mediche e di riabilitazione nei laboratori dell'Osservatorio Faunistico Regionale. Cristina Ferrigni. Hanno spiccato il volo come fosse la prima volta i gabbiani reali, che stamattina sono stati restituiti all'ambiente naturale dopo un lungo periodo di recupero nei laboratori dell'Osservatorio Faunistico Regionale. Per alcuni mesi, sei gabbiani reali, due tortore e tre colombi torraioli sono stati sottoposti alle cure del veterinario Vincenzo Costantini e riabilitati al volo. Oggi il rilascio davanti alle acque del lungomare barese, nello stesso punto dove la maggior parte dei volatili è stata recuperata quando era in stato di sofferenza. Si tratta di esemplari che sono stati recuperati grazie alla sensibilità e alla stretta collaborazione con enti e privati, soggetti che sono stati adeguatamente ospedalizzati, visitati, diversi hanno fatto interventi chirurgici anche per fratture alle ali, alle zampe,
e poi hanno fatto un adeguato percorso di riabilitazione, per cui acquisita la piena attitudine al volo e la completa autonomia a libertà alimentare, finalmente ritorno in ambiente libero con la piena emozione di tutti noi. L'evento del Via, la terza edizione del Festival dell'Ecoscienza dedicata alle Alpi e all'acqua, organizzato da WWF in collaborazione con l'Associazione Nazionale Musei Scientifici, in programma a Bari il 27 e 28 ottobre prossimi. Presentato a Trani il nuovo libro di Donatella Bianchi dal titolo Le 100 perle del mare italiano, il servizio in collaborazione con la redazione di Teletrani. Donatella Bianchi, la popolare conduttrice di Linea Blu, a Trani per la presentazione del suo libro. Beh, impossibile non inserirla Trani, è un simbolo importante e descrive esattamente quello che era lo spirito del mio libro, ovvero accendere i riflettori su quelle che sono le realtà più significative del nostro paese, che sono la sintesi di quel grande patrimonio architettonico e culturale che noi abbiamo, ma anche paesaggistico. La cattedrale di Trani in qualche modo rappresenta un luogo d'eccellenza non solo per la storia che racconta, ma anche per quello che rappresenta lungo questa linea costiera, una perla affacciata sul mare. Sicuramente per lo sviluppo di questo territorio il turismo gioca la sua parte. Perché questo libro confermerà la denominazione tranese che è di perla dell'Adriatico e quindi già questa circostanza mi porta a ringraziarla e poi a dire che noi annettiamo molta importanza alla sua visita e non glielo dico per circostanza, ma perché riteniamo che la vocazione turistica di Trani sia evidente. Trani e il mare hanno un binomio molto molto importante che forse da molti è dimenticato, mi riferisco per esempio agli ordinamenti Maris che sono in realtà il primo codice, la prima fonte del codice della navigazione che è pubblicati nella nostra città e per i quali noi festeggeremo i 950 anni nel 2013. Siamo alle previsioni del tempo per le prossime ore, cielo sereno, temperature comprese tra i 15 e i 22 gradi, venti moderati e mari poco mossi. In chiusura, come di consueto, vi ricordo i nostri indirizzi internet telebari.it, radiobari.net e info@elsegnodizorro.it. Ed è tutto per il nostro telegiornale, buon proseguimento su Telebari.